Sportivi Marchigiani, buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con noi dilettanti. Siamo arrivati alla puntata numero 28, ormai i campionati diciamo che sono finiti, sono in corso di svolgimento i play-off, i play-out che ormai stanno dando i loro verdetti, alcuni sono definitivi, altri sono in corso d'opera e le situazioni si sistemeranno nel giro della prossima settimana. E siamo sempre qui al Cubo, che ringraziamo per l'ospitalità. Il Cubo è uno splendido centro a Monte Giorgio dedicato al benessere, con piscina, palestra, ristorante, bar e parrucchieria, quindi è una bella struttura che trovate lungo la strada venendo qui a Piane di Monte Giorgio. E ringrazio naturalmente gli sponsor che ci hanno fatto compagnia per tutta la stagione e continueranno a farlo ancora per le poche puntate che mancano fino alla fine, proprio per dare gli ultimi verdetti di questo campionato con i playoff e i playout. E ricordo alla noia, perché mi rendo conto di essere noioso, ma insomma, fino alla noia, che siamo visibili oltre che sul nostro sito quelliche.net anche sul digitale terrestre, canale 111 di TVRS, il canale sportivo, il mercoledì sera alle ore 22.30 e poi in replica il giovedì alle 13.30 e alla stessa sera del giovedì alle 23.15. Stasera una puntata credo molto importante, abbiamo degli ospiti che hanno avuto dei campionati, alcuni si sono conclusi, altri stanno avendo il loro momento culminante. Passo a presentarli. Ci sono venuti a trovare Roberto Lattanzi, allenatore della Visse Macerata. Buonasera. Matteo Ruffini, allenatore del Casette Verdini. Buonasera. Domenico Gobbi, dirigente del Montalto. Buonasera. E Valerio Amabili, direttore sportivo della Polisportiva Carassai. Buonasera. Presentati gli ospiti, passiamo a parlare di questa ultima giornata di campionato, ma più in generale di quello che è successo nel corso di questi tornei. Ho qui vicino a me Roberto Lattanzi, è una storia, una carriera molto significativa a livello di giocatore, che però si sta imponendo all'attenzione generale anche nel nuovo ruolo di allenatore. Viene da un ultimo risultato prestigioso, ha fatto un bellissimo campionato, la Visse Macerata, vi siete qualificati ai playoff e poi adesso la ciliegina sulla torta, chiamiamola così, l'ultimo risultato, perché siete andati a vincere nell'ultima di campionato, nel primo spareggio a Monte Giorgio, che era arrivato davanti a voi in classifica. Come l'ha vissuta mister questa ultima? Beh, è stata sicuramente una partita molto difficile, sapevamo insomma della forza dell'avversario, quindi siamo venuti ben preparati ad affrontare questa partita qua, consapevoli appunto che per vincere la partita dovevamo veramente fare qualcosa in più del solito, e ci è andata bene. È stata una partita dove nel primo tempo abbiamo sofferto la forza dell'avversario, che ci ha messo molto in difficoltà, poi nel secondo tempo siamo usciti fuori noi, abbiamo fatto forse più noi la partita, ci siamo anche, come succede in questi casi, anche un pochettino scoperti, abbiamo preso delle ripartenze abbastanza importanti dell'avversario, però siamo riusciti con tanta volontà e con spirito di sacrificio da parte di tutti a riuscire a fare il gol negli ultimi minuti della partita, e questo ci ha consentito appunto di vincere la gara, molto importante. Squadra molto giovane, mister. Voi già avete una rosa con dei giocatori affermati, di buon passato, giocatori di ottimo livello, però mi sembra che l'ossatura, il grosso della forma della squadra venga dal settore giovanile e sono ragazzi molto giovani. Sì, beh, questa è stata un po' la nostra scommessa, la scommessa nostra di quest'anno. Insomma, siamo partiti, abbiamo scelto dei giocatori vecchi, tra virgolette, importanti, pochi, e vicino a questi abbiamo inserito tantissimi giovani, giovani del nostro vivaio tra l'altro, quindi noi abbiamo puntato su di loro e ci è andata bene, perché insomma ci hanno dato delle ottime risposte, poi l'abbiamo anche fatti giocare in punti molto importanti del campo. Solitamente si cercano di inserire magari i ruoli esterni, diciamo meno, diciamo. Sì, negli esterni, insomma i ruoli meno importanti. Noi invece abbiamo fatto praticamente tutto l'anno senza nessun centrocampista di esperienza centrale, perché ne avevamo solo uno e si è fatto male la prima giornata di campionato, quindi abbiamo perso fin da subito, però siamo andati avanti con i nostri giovani e questo ci ha dato degli ottimi risultati. Sì, effettivamente è vero, e devo dire che state sfruttando appieno quello che è il lavoro poi del settore giovanile, che sforna in continuazione, quindi mettete in evidenza proprio l'ottimo lavoro che viene fatto alle spalle, no? Beh, questa società è veramente punta tantissimo sul settore giovanile. Io sono arrivato qua, questa è la mia quarta stagione, sono venuto qua, il primo anno ho fatto proprio gli allievi. La prima cosa che mi ha colpito di questa società è quanto questa società cura il settore giovanile. Io facevo gli allievi, mi sembrava di fare una prima squadra per quanta importanza davano e per quanta organizzazione davano al settore giovanile.
E poi quando c'è appunto organizzazione, cercano di scegliere gli allenatori in modo mirato, cercano di andare a prendere i giovani da magari qualche frazione vicino Macerata, i più importanti che ci sono in giro, poi ecco i risultati vengono fuori, perché quest'anno è una dimostrazione. Questa squadra ha giocato con tantissimi giovani, tutti del posto, tutti provenienti dal nostro settore giovanile, che hanno dimostrato di essere bravi anche per un campionato così difficile e certo, importante come la promozione. Certo, un campionato assolutamente impegnativo. Vicino a Roberto Lattanzi c'è un altro allenatore, un allenatore emergente, molto giovane, che sta facendo benissimo, Matteo Ruffini, allenatore del Casette Verdini. Due anni fa, io da interista lo sottolineo, insomma, si parlava tanto di triplete quando l'Inter ha vinto quello che ha vinto, e quest'anno diciamo che il triplete l'avete fatto voi, perché ricordiamo che avete vinto il campionato, il titolo regionale e la Coppa. Di più non si poteva vincere, quindi penso che ti puoi accontentare come allenatore, sei contento, penso, insomma, anche perché, ripeto, sei giovanissimo, per cui se queste sono le premesse, insomma. Diciamo, noi siamo contentissimi, io in particolare parlo per me, ma direi che tutta la società, tutto l'ambiente, i giocatori, siamo contentissimi. Meglio di quello che abbiamo fatto non potevamo fare, abbiamo vinto tutto. Non eravamo partiti con questi obiettivi, non eravamo partiti con l'obiettivo di vincere il campionato, ma strada facendo abbiamo acquisito sicurezza, abbiamo acquisito convinzione, la squadra giocava, abbiamo espresso secondo me anche un buon calcio e penso che alla fine abbiamo meritato di vincere il campionato, così come i due altri titoli che magari non diciamo facevano più da contorno e non erano magari obiettivi principali, ma che comunque poi rendono, strada facendo, rendono, fanno morale, danno certo, autostima, e quindi una squadra che comunque aveva margini di miglioramento ha potuto portare le proprie potenzialità a compimento grazie anche a questi titoli. Anche per sottolineare ancora di più il valore di questa vittoria del Casette Verdini, di queste vittorie, ricordiamo che il Casette Verdini l'anno scorso faceva la seconda categoria, quindi non è che una squadra che si è attrezzata, magari sono anni che si preparava al salto di categoria o a questo salto di qualità. Voi venite da una vittoria, da un ripescaggio dalla seconda alla prima categoria, e poi vi siete trovati, vi siete organizzati, quindi questo credo che deponga ancora di più a favore, no, del cammino che avete fatto quest'anno. Direi assolutamente di sì, noi siamo stati ripescati ad agosto e abbiamo, diciamo, migliorato la squadra dove ritenevamo opportuno farlo. L'anno scorso eravamo partiti con l'idea di provare a vincere il campionato, pur sapendo che ci potevano essere delle difficoltà, perché il Casette Verdini veniva da una retrocessione e poi da un campionato di seconda in cui non era riuscita ad arrivare ai playoff, quindi abbiamo cambiato qualcosa negli uomini e io sono arrivato da un'altra, sono arrivato nuovo, quindi ho dovuto un po' conoscere l'ambiente, la società, i nuovi giocatori, far sì che i giocatori si conoscessero tra loro, però era stata costruita una squadra che potesse, insomma, fare il salto di qualità e potesse anche disputare un campionato tranquillo di prima categoria. La squadra è stata sistemata sia all'inizio dell'anno che a stagione in corso e direi che le scelte societarie sono state azzeccate al 100%. Più di così è impossibile. Più di così non si poteva fare. Comunque poi avremo il modo nel corso della serata di approfondire un po' questo discorso sul Casette Verdini, che è un po' la regina del calcio marchigiano in questo momento, perché nessuno, a prescindere dalle categorie, nessuno ha vinto o riuscirà a vincere quello che avete fatto voi, perché è qualcosa di ineguagliabile da questo punto di vista. Vicino a Matteo Ruffini c'è Domenico Gobbi. Domenico, oltre che un amico, è anche un dirigente del Montalto. Il Montalto nell'ultimo weekend ha sistemato la faccenda campionato in qualche maniera. Eravate nel play-out contro il Futura 96, scontro diretto in casa, 0-0 dopo i tempi supplementari, quindi il Montalto ha raggiunto il suo triplete in qualche maniera, Domenico, perché voi penso che l'obiettivo era quello di salvarsi, ci siete arrivati attraverso i play-out, ma comunque di salvezza si tratta, no? Sì, esatto, tutto giusto quello che hai detto, il nostro obiettivo era la salvezza, magari in maniera un po' più tranquilla, purtroppo però le 30 giornate di campionato hanno decretato questo, siamo arrivati quart'ultimi, quindi abbiamo dovuto affrontare sicuramente la squadra più temuta, che era la Futura 96, squadra è riammessa in prima categoria all'ultimo momento, partita con diverse traversie, ma poi si è riorganizzata nel mercato di dicembre, il cambio allenatore, è una squadra che aveva fatto pochissimi punti nel giro di andata, nel ritorno penso che abbia fatto almeno una ventina di punti, sì, sicuramente. Sembra che abbia girato a 7 punti nel giro di andata, quindi
non vorrei sbagliarmi. No, no, sicuramente. E comunque, ecco, era la squadra più temuta, partita che temevamo in particolar modo. Come hanno detto i mister che hanno vinto i campionati, con il gruppo, con lo spirito di sacrificio, con la giusta carica, il giusto agonismo, ne siamo venuti fuori anche sudando, perché 0-0 dopo 120 minuti, la paura di prendere il gol, questo. Comunque è stata una partita proprio bloccata, le due squadre bloccate, moduli sì, tattici, speculari a specchio, quindi abbiamo assistito anche sinceramente una partita noiosa, perché due tiri ti rimporta obiettivamente pochissimi in 120 minuti senza rischi particolari per i portieri. Comunque tutto è bello, finisce bene, è finita bene il terzo anno di prima categoria, il prossimo sarà il quarto. Come ho detto sempre, non mi stancherò mai a ripetere, è una categoria per noi, questa categoria è un lusso, perché il paese è piccolo, le risorse economiche sono pochissime, e non mi stancherò mai di dire che il Montalto va avanti, può andare avanti in questa categoria grazie alla passione di due persone che non a caso, non so quante società avranno due presidenti, noi abbiamo due presidenti perché sono uniti dalla stessissima passione, e quindi riusciamo a avere quelle risorse necessarie per poter disputare questi campionati. Quindi approfittiamo anche dell'occasione per salutare Mannocchi e Volunni, sì, che esatto, sono i due presidenti. Nominiamoli perché Luigino se lo meritano, insomma. D'altra Luciano. Parte, se il Montalto è ancora in prima categoria e farà ancora il quarto anno di prima categoria, credo che, come sottolineato giustamente tu, il due artefici principali sono loro due. Va a loro. Vicino a Domenico Gobbi c'è Valerio Amabili. Valerio Amabili è il direttore sportivo della Polisportiva Carassai. Fino a qualche anno fa a Carassai c'erano due squadre, poi per tanti motivi ne è rimasta una sola, che è questa, che è la Polisportiva. È una società ben organizzata che adesso comincia veramente a provare a fare un salto di qualità, no? Valerio, negli anni magari siete stati sempre una delle squadre indicate per il salto di categoria, avete fatto i playoff, vi siete sempre piazzati discretamente in classifica. Quest'anno forse vi state avvicinando a fare qualcosa di meglio, o non è così, o magari speriamo che sia così. Quest'anno siamo riusciti a creare un gruppo di ragazzi giovani insieme ai vecchi, dove gli stanno dando delle grosse soddisfazioni. L'obiettivo era i playoff, l'abbiamo raggiunti. Adesso quello che viene adesso in poi è tutt'oro. Certo, voi avete vinto il vostro playoff nell'ultima contro il Castignano, adesso state nel girone a tre, no? Nel girone a tre con Comunanza e Spinetolese. Quindi dicevamo prima che sono usciti poi i calendari, no? Quindi com'è la situazione, sì, adesso? Sono usciti i calendari oggi, Comunanza testa di serie, giocherà sabato in casa con la Spinetolese. Noi riposiamo, giochiamo mercoledì la prossima settimana. Con la perdente. Con la perdente di questa. Voi avete una formazione che è di buon livello per la seconda categoria, anche con alcuni personaggi importanti all'interno. Prima a microfoni spenti citavamo per esempio il caso di Pesic, che è un giocatore con un passato assolutamente straordinario per queste categorie. Noi siamo riusciti a fare una cosa bellissima quest'anno a Carassai. Abbiamo rinnovato il gruppo, giovani e gente più esperta, più anziana. L'unica cosa, sono tutte persone umili, sia chi ha avuto dei trascorsi importanti e chi ci ha i 90 che viene dal settore giovanile. Certo, quindi anche chi ha un passato glorioso, diciamo così, si è calato in quello che è l'ambiente di Carassai, in un ambiente di seconda categoria, che sta cercando appunto di strutturarsi, di far bene, diciamo così. E noi facciamo tanti sacrifici durante l'estate per la Sagra della Salsiccia, per poter tenere su questa squadra. Poi qualche volta qualche soddisfazione ce la vogliamo togliere. Certo. Per noi quest'anno facciamo il quarantennale, è stato un grandissimo campionato. Adesso abbiamo fatto due partite bellissime, tutte e due, una mercoledì e una sabato, durate 120 minuti, una contro Valtidona, una contro il Castignano. E la bellezza di questo gruppo è che abbiamo un mister, va bene, che ci crede, e dei giovani che si sono messi a disposizione al 100%. Adesso quello che viene tutto in più è tutto da godersi. Quindi voi diciamo che l'obiettivo primario l'avete raggiunto, adesso quello che arriva è tutto di guadagnato, insomma. L'obiettivo primario l'abbiamo raggiunto.
già è stato un sacrificio raggiungerlo. Certo, immagino. Siamo partiti male, poi ci sono state avversità ai campionati. Devo dire un grazie a tutti, alla società, al presidente che ci è stato vicino nei momenti più brutti, vicino a questi ragazzi, e farli maturare, perché sai, è un attimo. Certo. Poi un grazie all'allenatore, un grazie ai ragazzi, sono messi a disposizione al 100%, su qualsiasi ruolo venivano chiamati, davano tutto quello che ci avevano dentro. Certo, e avremo modo poi di approfondire nel corso della serata. Torniamo a parlare con Roberto Lattanzi. Il mister, dicevo prima, accennavo, già pure un passato da giocatore, sottolineiamolo, insomma, tu adesso sei un allenatore emergente, diciamo così, ma da giocatore, insomma, non è che hai scherzato tanto. Ricordiamo alcuni trascorsi al Milan e via discorrendo, insomma. Sì, insomma, bene, un bel ricordo come calciatore sicuramente, anche se purtroppo la mia carriera è stata costellata dagli infortuni molto gravi. Comunque niente, io ho iniziato con la Maceratese e poi sono andato nelle giovanili del Milan, sono stato 2 anni lì, facevo parte della rosa della prima squadra, poi ho avuto gravissimo incidente, un incidente alla caviglia, mi ha tenuto fuori per più di un anno, un incidente in cui purtroppo dovevo smettere di giocare perché era molto grave. Poi sono stato curato per fortuna proprio nella società del Milan, mi hanno rimesso in sesto, diciamo, però siamo, un treno già era passato, quindi ho fatto comunque dei buoni campionati in Serie C con Civitanovese, Trento, Spal, Molfetta, diverse squadre in Serie C. Poi ne ho avuto un altro ancora grave e quindi a quel punto sono sceso nei dilettanti. L'Urbisaglia, no? È finita, sì, nell'Urbisaglia, dove sono rimasto molte stagioni. Certo, ma quando marcavi Van Basten com'era? Era così semplice oppure... Van Basten praticamente non gliel'ho mai toccata la palla, non tolta. Quindi insomma qualche altro giocatore magari ogni tanto con una puntata in fallo laterale ce la mandava, io ero un difensore. Van Basten non l'ho nemmeno mai toccata veramente, perché era qualcosa di un altro pianeta. Poi insomma, voi siamo abituati a vederlo nelle immagini, insomma, che ci sono nelle partite. Gli allenamenti era ancora qualcosa di più, perché naturalmente lì si è tranquilli e faceva, insomma, dei numeri che non ho visto mai fare. È un extraterrestre, insomma. Esatto, sì, sicuramente. Senti, torniamo a parlare un pochettino di quello che è il discorso della vista. Adesso, dopo la vittoria contro il Monte Giorgio, vi attende questo spareggio definitivo, diciamo, per la vittoria dei playoff del girone contro il Potenza Picena. Vi siete incontrati in campionato. Che idea ti sei fatto della squadra di Peppe Santoni, di questo Potenza Picena, che da anni ormai è sempre in lotta in zona alta della classifica e che comunque è una squadra tignosa, coriacea e forte? Assolutamente, sicuramente, hai detto bene tu, una squadra coriacea e tignosa, e rispecchia esattamente il carattere del suo allenatore. Partita difficilissima, due squadre che probabilmente si equivalgono, tanto è vero che anche in campionato abbiamo pareggiato da loro e abbiamo pareggiato in casa nostra, quindi è così. È una squadra forte che non molla mai, che si rialza anche dopo tante vicissitudini negative come l'hanno avuta in quest'ultimo periodo, quindi è una partita difficile. Non nego che noi abbiamo questo vantaggio di giocare in casa e di avere due risultati a favore, però credo... Ma che... è un vantaggio, perché visti gli ultimi risultati non lo so se è un appunto, vantaggio a questo punto. Stavo appunto per dire questo, perché io credo che quando si arriva a fare le finali non c'è favorita innanzitutto, e non conta nemmeno il fatto di avere il risultato a favore, perché in un'unica partita, insomma, può succedere di tutto. Bisogna vedere come la squadra arriva, in che condizioni mentali soprattutto arriva in quel giorno della partita. Insomma, ci sono molti fattori che concorrono per far sì che la partita può andare in un modo o in un altro. Quindi a livello di giocatori come stai messo per domenica? Più che altro squalificati non ce ne sono? No, io per il momento non abbiamo nessun infortunato e nessuno squalificato, quindi posso contare sull'intera rosa, e questo per il momento, insomma, va bene così. Vedremo domenica di fare delle scelte, speriamo di indovinarli. Certo. Passiamo a parlare ancora con Matteo Ruffini, come dicevo prima, allenatore del Casette Verdini, che quest'anno ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Tu, Matteo, dicevo prima, sei un allenatore giovane, sei un giocatore, e quindi nel tuo doppio ruolo, diciamo così, di allenatore e giocatore, prima a microfoni spenti parlavamo, scherzavamo un pochino su questa cosa, però obiettivamente non è semplice, già è difficile fare l'allenatore.
come riesci a calarti nel tuo ruolo, dovendo, diciamo così, ragionare per te e per gli altri, comunque dirigere da dentro al campo mentre stai facendo fatica, quindi non è che poi stai fermo, per cui come riesci a gestire tutta questa situazione? Una bella domanda, non è facile spiegarlo. Diciamo che sicuramente è una situazione complessa, perché poi occupo due ruoli che poi non sono compatibili, ma sono di difficile gestione, perché la difficoltà del sabato della partita è innanzitutto prepararla e quindi caricare la squadra, e passato il trasferimento della carica per la partita bisogna che mi scarichi io e riesca a entrare in campo con la giusta serenità, perché poi c'è la partita, bisogna leggerla, bisogna vedere quelle che sono le situazioni, gli episodi, i momenti fondamentali, e quindi poi nella lettura fare eventualmente delle modifiche tattiche o di qualsiasi genere. Certo. Quindi sicuramente è complesso, soprattutto dicevamo prima, quando la squadra avversaria ti attacca, e quindi io, essendo un difensore, devo un po' pensare a giocare. È difficile magari leggere la partita e capire da dove possono venire i problemi e eventualmente quali correzioni apportare. Però è difficile da spiegare, diciamo che visti i risultati mi sta riuscendo bene. Evidentemente ti sta riuscendo, perché è meglio di così. Sono contento. Come vantaggio, il fatto di essere in campo mi permette magari nei momenti delle pause di parlare direttamente con i giocatori, di vedere anche magari dei loro sguardi, dei piccoli accenni o dei piccoli gesti che magari dalla panchina non riuscirei a vedere, quindi certo, riuscire magari a leggerla da quel punto di vista. Qual è quest'anno la squadra di questa prima categoria, girone C, che avete disputato? Voi l'avete vinto, quindi assolutamente meritato, ma qual è la squadra che magari ti ha messo più in difficoltà, con la quale magari hai fatto più fatica, che vi ha fatto soffrire di più, magari al di là del risultato, la squadra che ti ha impressionato in maniera particolare? Ma diciamo che la squadra che ha una rosa sicuramente superiore alle altre è la Settembeda, che ha costruito strada facendo è arrivata. Sì. Diciamo noi come caratteristiche magari soffriamo i campi dove si può giocare poco, quindi campi con dimensioni piccole o con terreni irregolari, perché non abbiamo una squadra con giocatori molto fisici, quindi siamo una squadra abbastanza tecnica che prova a giocare la palla, abituata anche negli allenamenti a cercare di proporre il proprio gioco, e quindi nelle partite con squadre molto fisiche abbiamo sofferto. Non è un caso che abbiamo perso con l'Alvia Regina, che è una squadra molto forte fisicamente. Certo. Abbiamo perso con il Fiuminata, che è altrettanto una squadra molto forte. Abbiamo perso sul campo della Culentina, che è un campo sicuramente in cui la battaglia, certo, campo piccolo, è predominante rispetto alla componente tecnica. Quindi non c'è una squadra principale che mi ha impressionato. Sicuramente noi sapevamo che facevamo fatica contro queste squadre. Tornerei da Domenico Gobbi, sempre a parlare del Montalto. E voi siete una società che negli anni ha fatto sempre un passettino avanti, Domenico. Prima in seconda categoria, sempre con buoni campionati, poi siete cresciuti piano piano, poi in prima, la salvezza tranquilla, ma un comune denominatore del vostro campionato è stato sempre Eugenio Specca, l'allenatore, che ormai è un'istituzione. Tra un po' lo farete sindaco, penso, a Montalto. Non so se si candida, c'ha buone probabilità. Ma forse sicuramente qualche ruolo in comune avrà. Appunto, dico. Non so che ruolo, ma sicuramente. No, beh, calcisticamente facciamo un po' la storia del Montalto. Lui è stato uno dei fondatori della società, quindi nel 1979. Io sono arrivato pochi anni dopo, ormai sono 25-26 anni che sono, certo, nella società. Eravamo tutti diciottenni quando è nata quella società, ecco. Dai tempi. Ecco, magari tornare indietro. E comunque sì, diciamo che è nato un discorso magari di programmazione, quindi Specca è da 6 anni che è con noi. Avevamo fatto un progetto triennale in seconda categoria che al terzo anno abbiamo portato in porto. Poi c'era quest'altro progetto di mantenere la categoria, di consolidare questa categoria e per poi riprogettare un qualcosa che adesso vaglieremo, vedremo anche con i tempi che corrono, che sarà sicuramente la progettazione molto dura, però a maggior ragione bisogna progettare per andare avanti. Certo, organizzarsi, strutturarsi. Ecco,
parlavamo del mister che da 6 anni che è con noi, ma anche diciamo lo zoccolo duro della squadra, giocatori, che è un gruppo che si è inserito circa 6 anni fa insieme al mister, ha ricostruito questo gruppo a esclusione di pochissimi, se non del capitano che sabato, cioè, ho avuto il piacere di vederlo giocare come da tempo che non vedevo più. È un ragazzo di circa 30 anni, 32 anni, che ha giocato sempre, ha fatto tutta la trafila al settore giovanile del Montalto, è arrivato in prima squadra a 16 anni, 17 anni, poi ha avuto una serie infinita di infortuni, ginocchia, interventi alle ginocchia a go-go, un paio d'anni di sosta, e ha ricominciato, diciamo, ha ripreso l'attività in pieno, diciamo, quest'anno, anche nei proprio degli ultimi 5-6 mesi. Però ecco, insomma, questo è un giocatore, parliamo di qualcosa di importante. Sì, insomma, parliamo di un giocatore che è del paese, è locale, tiene alla maglia, certo, gioca per l'impegno. Lo sente ancora di più. Poi in questo gruppo, che noi in questo gruppo inseriamo pochissimi, ogni anno vengono inserite 1-2 persone, quest'anno abbiamo inserito 3 persone. Poi 2,91 Camaglioni e Ciotti, un 93 Borrello. Ecco, cerchiamo di inserire i giovani in modo da averli in per prospettiva. Certo, lavorate su un discorso di prospettiva. È un po' quello che sta facendo anche Carassai, no? Valerio, tutto sommato, anche voi negli anni, sì, avete lavorato su un gruppo storico che poi ogni anno avete sempre rinnovato qualcosina, e mi pare che negli ultimi anni più o meno la politica sia stata questa, non è che ci sono stati cambiamenti epocali, insomma, avete fatto sempre un passettino alla volta cercando di strutturarvi per fare sempre qualcosa di meglio, no? Sì, abbiamo fatto sempre un passettino alla volta, quest'anno abbiamo fatto forse un passo un po' più lungo sul rinnovamento. Sì, però i risultati vi stanno dando ragione, insomma. Sì, siamo riusciti ad amalgamare i giovani con le persone più esperte, a partire da Del Gatto a Pesic, Del Gatto che c'ha 40 anni, Silveri, un portiere esperto, Pesic, dei giovani 90, 91, 92. Questo, il campionato che avete disputato, ricordo il girone vostro, è stato vinto dalla Gento Prandonese, no? Che impressione ti ha fatto questo campionato? Voi da anni ormai che nel girone H di seconda categoria vi vedete tra i protagonisti degli ultimi anni, insomma, che impressione hai ricavato di questo, di quest'annata? Come la valuti? La Gento Prandonese è venuta fuori da una fusione, l'ex Gento Buchi e Monte Prandone. Squadra superiore, e ha dimostrato che ha vinto il campionato. Poi tutti gli anni ci stanno squadre che si attrezzano per vincere, eccetera eccetera, ma vincere un campionato secondo me ci vuole tanta fortuna, non è così facile come, certo, sembra. Cioè, costruisco e vinco. No. Se non parti dal gruppo che combatto, penso che si vinca sempre poco. Sono d'accordo su questo, è vero, perché tanto se non si crea l'esperienza, un gruppo... c'è l'allenatore della Vis Macerata che con un gruppo di giovani, certo, è riuscito a fare forse quello che, sì, magari, diciamo, lo sognavano dentro di loro, ci speravano, però che fosse così sicuro, insomma, poi è la bellezza del calcio, no? Perché se il calcio era matematico, ma il calcio è questo, è la sua particolare bellezza, la sua attrazione, no? Tanto è questa, se il calcio fosse... ti fa sognare, è fatto, e si vive di quello, si vive, ma soprattutto di sogni. I 3 punti. Certo, è così. Oh, ripartiamo nell'ultimo giro di domande di questa chiacchierata, spero piacevole, con Roberto Lattanzi. Abbiamo un po' accennato a quello che è il discorso del campionato, delle ultime, cosa lo aspetta per la prossima. Però da lui, che è un allenatore, come dicevo prima, emergente, bravo e che sta facendo molto bene, vorrei anche una valutazione su questo campionato di promozione. Secondo me quest'anno piuttosto interessante, insomma, al di là del Pagliare che poi ha fatto un pochettino corsa a sé, mi pare che ci sia un gruppo di squadre notevole, insomma, un campionato interessante, mi pare di poter dire. Credo di sì, credo che, insomma, sia stato, al di là appunto del Pagliare, che ha fatto veramente un campionato a sé, una squadra costruita per vincere, che in effetti ha vinto, anche se onestamente non mi aspettavo che vincesse così, con questo grande margine sulle altre. Però, insomma, le altre si sono dimostrate tutte squadre importanti, che hanno fatto tutte molto bene. Ci sono state
delle sorprese, qualcuna in negativo, magari il San Marco sicuramente squadra ci si aspettava di più, sì, per vincere, per fare molto di più con tanti giocatori prelevati da categorie superiori. È stata un pochettino probabilmente la delusione, però ci sono squadre tipo invece, che ne so, l'Aurora Treia, che per esempio ha fatto secondo me un grande campionato, una squadra senza magari troppi giocatori importanti, che però ha dato battaglia dalla prima all'ultima giornata del campionato, si è riuscita a salvarsi senza passare play breakout, quindi sicuramente hanno fatto bene. E poi comunque un campionato che anche questo di promozione si è livellato secondo me quest'anno un pochettino verso l'alto. Le squadre che sono arrivate nei primi posizioni di classifica sono delle squadre che hanno fatto tutte del buon calcio, hanno fatto tutte delle buone partite. Certo. Il presidente Moretti che dice? Sarebbe contento di tornare su? Sicuramente sì, voglio dire, però come sta vivendo questo momento? Il presidente sappiamo che è un passionale, ci tiene, la vive in modo particolare, insomma. Sì, beh, lui è tipo particolare, molto passionale sicuramente. Lui quest'anno, insomma, ci aveva chiesto di fare un campionato tranquillo, magari di non farlo soffrire come lo scorso anno. Invece voi nella parte finale lo state facendo soffrire. Noi abbiamo iniziato a farlo soffrire, perché ma questo va a merito sicuramente ai ragazzi, a tutto il gruppo, perché ci siamo salvati con largo anticipo. Una volta che abbiamo raggiunto appunto questo obiettivo, c'è stata la grande forza, la determinazione di tutto il gruppo di non mollare, di non sedersi sugli allori e di andare magari a cercare un sogno che poi con tanto sacrificio, con tanta umiltà è arrivato. Adesso siamo qua a giocarci questo playoff, quindi il presidente, che per qualche settimana si era un po' tranquillizzato e si era, diciamo, seduto invece di vedere sempre le partite così con tanta tensione, ora si rimette ancora in piedi e comincia ancora a camminare. Ancora inizia a camminare per il campo. Sì. Oh, vicino a Roberto Lattanzi, adesso abbiamo una piccola sorpresa. Ci è venuto a trovare il presidente del Casette Verdini. Prima abbiamo avuto l'allenatore, adesso c'è il presidente Paolo Pasquali, lo ringraziamo. È stato già nostro ospite in una delle prime trasmissioni di Noi Dilettanti. Ci ha fatto piacere che sia tornato a trovarci, quindi presidente, abbiamo parlato del triplete con il mister, non possiamo che non farlo con lei. Credo che sia un'annata indimenticabile, dai, su veramente da tutti i punti di vista. Ne parlammo all'epoca, si sarebbe accontentato di fare un bel campionato. Qui siamo andati oltre le più rosee previsioni, insomma, no? Grazie per l'invito, saluto tutti gli sportivi. Sì, effettivamente penso che sarà un'annata difficile da ripetere. E quindi siamo contentissimi in tutti i punti di vista. Devo fare i complimenti al mister, ai ragazzi che mi hanno dato una mano anche a livello societario, e soprattutto ai giocatori che hanno mostrato un grande impegno, voglia, e veramente quest'anno non abbiamo avuto alcun problema, anche perché chiaramente vincere è la migliore medicina per questo sport. Certo, sicuramente. Adesso chiaramente è presto per parlarne, perché siamo appena alla fine del campionato, però insomma un'ideuzza su quello che l'aspetta per il futuro se la sarà fatta, insomma, su sto campionato di promozione. Come si presenta a questo campionato dell'anno prossimo? Come si sta organizzando? Ancora è presto, mi rendo conto, però che c'ha in mente Pasquali per l'anno prossimo? Sicuramente troveremo delle difficoltà, perché è il primo anno in assoluto che facciamo, certo, questo campionato. Certo. E ricordiamo che c'è una cosa simpatica, insomma, dal vostro punto di vista sicuramente sì, ma insomma, voi siete una frazione di Pollenza. Sì. Pollenza retrocede in prima e voi la sostituite in promozione, quindi anche questa è una cosa un pochettino anomala da questo punto di vista, anche se, diciamo così, il paese in qualche maniera rimane in promozione con una sua frazione, ma insomma lì siamo. Sì, purtroppo mi dispiace per gli amici di Pollenza, e effettivamente c'è stata una sostituzione. Cercheremo di portare avanti e difendere questo titolo, insomma, per almeno per un anno, per mantenere la categoria, e fare in bocca al lupo al presidente Marinangeli, che possa ritornare in presto a fare il derby, cioè, magari in promozione. Ecco, questo è l'augurio. E per l'anno prossimo come ha cominciato a guardarsi attorno? C'è qualche idea? Innanzitutto il mister lo mandiamo via, che facciamo? Ce lo teniamo? Ma il mister, aspettiamo il primo pareggio della prossima stagione. Anche perché questo deve imparare a perdere, non sapere. Ci è abituato, insomma, a vincere. No, ma sicuramente non è presto, perché la nostra idea è di confermare quasi tutto il gruppo, eccetto magari qualche ragazzo che preferisce magari giocare di più in altre situazioni.
e qualche inserimento dove ce lo posso permettere, sia a livello economico sia anche sicuramente inserimento di giovani. Certo, col discorso dei fuori non quota. Non avendo fuori quota inseriremo molti ragazzi. E quello che viene viene, quindi per noi, ripeto, vincere, rimanere in categoria sarà già come vincere un'altra volta il campionato. Cercheremo comunque di mettercela tutta, ma sicuramente avremo dalla nostra parte la voglia, l'entusiasmo di difendere questo titolo a denti stretti. Sicuramente, conoscendovi penso che sarà così, insomma, non credo che sarà semplice per nessuno passare a Casette Verdini. Oh, Domenico, voi col Montalto, prima abbiamo accennato al discorso per l'anno prossimo, insomma, adesso vi state riorganizzando per fare un buon campionato di prima categoria. Come dicevi prima, credo che voi grosso modo porterete avanti un po' il discorso degli ultimi anni, il passettino, insomma, è qualcosa di più, qualcosa di meglio, ma insomma sempre entro certi limiti, con cambiamenti anche abbastanza limitati, uno, due, massimo tre giocatori. Non credo che ci si possa aspettare rivoluzioni da Montalto, non credo, insomma, conoscendovi non mi pare. No, beh, non è nostro... cioè, non penso che sia... abbiamo questa voglia di cambiare, di stravolgere la squadra, poi magari cioè, da parte nostra sicuramente... A prescindere dalle esigenze dei giocatori. Il mantenimento del gruppo è fondamentale, poi vediamo se qualche giocatore magari esprime la volontà di cambiare, perché magari 6 anni si vuole cambiare area. Chiuderei con Valerio, adesso vi aspettano questo scontro finale, diciamo così, con il Comunanza, e con mi sfugge adesso in questo momento, con la Spinedolese. Sì, con la Spinedolese. Come le conoscete queste squadre? Sapete a quello, avete avuto un'idea oppure andate un pochettino così? Non conosciamo le squadre. non siete informati sul comunque sono due ottime formazioni, sia il Comunanza che la Spinedolese sono effettivamente due belle formazioni, la vostra è altrettanto una bellissima squadra, quindi credo che sia un terzetto molto interessante. Ma la nostra è una grossa sorpresa. no, la vostra è una bella squadra, lo so. Sicuramente sarà un finale interessante, potrebbe, secondo me è un 33% ciascuno dal mio punto di vista, perché l'ho visto in giro, ho visto giocare, quindi secondo me sono tre belle squadre. Come, che prevedi per il futuro? Certamente tu di vincere, ma insomma dai. Io prevedo, come ho detto prima, siamo in ballo, balliamo, il nostro obiettivo è stato raggiunto, è già stata una sorpresa raggiungere questo obiettivo, e ci prendiamo quello che c'è del campo, andiamo là per giocarcela a viso aperto. Comunque, senza, diciamo, nessuna paura. Diciamo che se va come deve andare, che vincete voi, almeno siamo tutti invitati alla saga della salsiccia, voglio di questo penso. No, che la saga della salsiccia solo chi paga. Allora no. Meglio anche perché precisi. Dobbiamo mandare una squadra, perciò se non riusciamo... serve da finanziamento per la polisportiva Carassai, quindi assolutamente sì, sì. Non si può scherzare su queste cose. No, ci ho provato ma è andata male. Vabbè, se verremo dovremo fare il biglietto, d'accordo, via. Ok signori, siamo arrivati alla fine, penso che sia stata una chiacchierata abbastanza piacevole, abbiamo spaziato dalla prima categoria, promozione, seconda categoria, con alcuni verdetti già emessi, quelli soprattutto del Casette Verdini, abbiamo avuto il piacere di avere sia l'allenatore che il presidente e abbiamo parlato della promozione con Lattanzi, della sua vissima gerata, ma più in generale di questo campionato, della prima categoria, della seconda, quindi abbiamo coperto un pochettino quelle categorie che sono il nostro punto di riferimento. Ricordo sempre che siamo stati ospitati gentilmente dal Cubo, che è uno splendido centro qui a Monte Giorgio dedicato al benessere della persona. Ringrazio gli sponsor che ci terranno compagnia ancora per le poche puntate che mancano alla fine ai verdetti definitivi di questi campionati. Ricordo ancora e per sempre che siamo visibili sul canale 111 di TVRS il mercoledì e il giovedì, oltre che naturalmente sul nostro sito quelliche.net. Prima di salutare ricordo quelli che sono stati gli ospiti che ci hanno fatto compagnia stasera. Abbiamo avuto Roberto Lattanzi, allenatore della Vissima Cerata. Buonasera a tutti. Poi per il Casette Verdini abbiamo avuto sia l'allenatore Matteo Ruffini che il presidente Paolo Pasquali. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Salve a tutti, arrivederci, in bocca al lupo. Ci ha fatto compagnia Domenico Gobbi, dirigente del Montalto, che ha raggiunto la salvezza in prima categoria girone D. Buonasera a tutti voi, grazie all'ospitalità. Volevo approfittare per un saluto all'allenatore, al mister Lattanzi, il presidente del Casette Verdini, perché dicevamo microfoni spenti, quest'anno la provincia di Macerata ha vinto tutto, partendo dal volley con la Lube,
maceratese in eccellenza, la Vis Macerata, facciamo gli auguri per possa raggiungere il traguardo auspicato. Il presidente delle Casette Verdini ha vinto il suo campionato, un in bocca al lupo a Valerio per la sua polisportiva Carassai e buonasera e grazie all'ospitalità. E poi abbiamo avuto Valerio Amabili, che è il direttore sportivo della polisportiva Carassai, che giocherà in queste settimane che mancano i playoff per salire dalla seconda alla prima categoria. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ebbene, siamo arrivati alla fine e come dico sempre, se non vi abbiamo particolarmente annoiato, la prossima settimana siamo ancora qua. Se ci vorrete seguire, ciao a tutti.